Ora è una fiaba la mia, una fiaba detta male, con un umorismo un po' affrettato, anche perché non volevo tenervi tediare troppo chi dovesse vedere questo video. Ma ho un libro di fiabe che in effetti una volta forse era un libro di storia. Poi tra sofisti e teosofisti e traduttori e interessati l'hanno fatto diventare la più favolosa delle favole. Ecco qua, si tratta di questo, la Sacra Bibbia, Vecchio Testamento. Qua si narra di qualcuno che, insomma, pure era troppo bello, per cui era stato messo nelle acque, cioè in un cesto. E guarda caso, un faraone avrebbe detto che tutti questi bambini dovevano essere affogati. Questo non solo trova la figlia del faraone, trova un bambino che doveva essere affogato, ma scopre anche la frode della madre che aveva cercato di occultarlo, e cosa fa? La premia, la fa allattare il figlio e se lo alleva lei. Insomma, vabbè, questa è la grandezza appunto di questo popolo d'Egitto, ma sempre se è vero quello che c'è scritto. Ma sentiamo qua la nascita del bambino e poi si passa subito a questo giovanotto. Esodo 2, 4, 11. Avvenne in quei giorni che Mosè, divenuto adulto, si recò dai suoi fratelli e vide i gravami di cui erano oppressi. Poi vide un egiziano che colpiva un ebreo, uno dei suoi fratelli. Allora si voltò di qua e di là, e visto che non vi era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Il giorno seguente uscì di nuovo e, vedendo due ebrei che stavano rissando, disse al più cattivo, perché lui sapeva chi era il più cattivo: «Perché percuoti il tuo fratello?» Colui rispose: «Chi ti ha costituito principe e giudice su di noi? Stai pensando di uccidermi come ha ucciso l'egiziano?» Allora Mosè ebbe paura e pensò: «Certamente la cosa si è venuta a sapere». Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. Allora Mosè fuggì dalla presenza del faraone finché venne a fermarsi nel paese di Madian. Si sedette dunque presso un pozzo, eccetera, eccetera. Il legislatore degli ebrei. Curioso che questa storia poi continua. Continua in una cosa chiamata Nuovo Testamento, che guarda caso è ancora più inventato, probabilmente. Eccolo qua. E guardate qua, la prima comunità cristiana, Atti degli Apostoli 4, 32. E la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, né alcuno diceva proprio quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era comune fra loro, i comunisti. E con grande vigore gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e c'era per tutti grande benevolenza. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case le vendevano, e portando il prezzo di ciò che era stato venduto lo deponevano ai piedi degli apostoli, e lo si distribuiva a ciascuno secondo il bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto significa figlio dell'esortazione, esortazione, no, non esortazione, giusto, no, non estorsione, vabbè. Levita di origine cipriota, essendo padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. 5. Ma un tale di nome Anania, con la moglie Saffira, o Saffira, vendette un podere e, tenuta per sé una parte del prezzo, d'accordo con sua moglie, ne consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. E Pietro gli disse: «Anania, perché Satana ha riempito il tuo cuore da mentire allo Spirito Santo e trattenerti parte del prezzo del campo?» Lo sapeva, perché lui sapeva tutto, forse. «Non era forse tua proprietà e anche venduto non restava in tuo potere? Perché hai messo nel tuo cuore questo raggiro? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio». All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Di che è morto? Boh. E un timore grande pervase tutti quelli che ascoltavano, te credo. Si alzarono allora i più giovani e avvoltolo lo portarono a seppellire nella cava. Ora avvenne che a distanza di circa 3 ore entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto, probabilmente cercava il marito, e Pietro le chiese: «Dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo?» Cioè non c'è di meglio da parlare questo qua. Ed ella: «Sia tanto». E Pietro a lei: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore?»
Ecco, alla porta i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito e porteranno via anche te. Sull'istante cadde ai suoi piedi e spirò pure lei. Ed entrati i giovani la trovarono morta e portatala fuori la seppellirono accanto a suo marito. E timore grande vi fu in tutta la chiesa e in quanti udivano queste cose. E allora, io racconto male le fiabe, ma c'è qualcuno che le racconta meglio. Ave.